Un no, fermo, alla possibilità che la provincia ospiti un sito di stoccaggio di scorie nucleari nell'agro di Nardò. Un no, netto, esteso all'intero territorio salentino. Lo ha pronunciato l'Assemblea di Palazzo dei Celestini, opponendosi alla possibilità che il Salento accolga le scorie, ipotesi che potrebbe essere prevista nella Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, redatta dalla società di Stato responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, inviata il 2 gennaio scorso all'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale. ISPRA, l'organismo in questione, ha ora 2 mesi per verificare la corretta applicazione dei criteri di idoneità. La posizione di decisa contrarietà è emersa dalla riunione del Consiglio provinciale e l'orientamento dell'Assemblea è stato dettato anche e soprattutto dalla volontà di tutelare le terre d'Arneo e il Salento nel suo complesso, territorio caratterizzato da un'alta incidenza di patologie tumorali e dal proposito di proteggere un'area a naturale vocazione turistica. Palazzo dei Celestini chiede quindi un intervento deciso dei parlamentari affinché facciano pressione su Palazzo Chigi per scongiurare definitivamente l'ipotesi. Ulteriore punto qualificante tra gli esiti dell'Assemblea, nonostante la paralisi relativa a competenze e risorse, frutto amaro della legge cosiddetta svuota province, il disco verde ai servizi di assistenza a beneficio dei disabili, audiolesi e videolesi, in termini di trasporto presso le strutture scolastiche, di assistenza domiciliare e negli stessi istituti. La proposta di delibera ha ottenuto l'ok del Consiglio provinciale all'unanimità.